quanto crede Payoff? Io ci credo quanto ci credono i ragazzi, lo stanno dimostrando ogni domenica, vediamo ormai finalmente una squadra che ha il ritmo dei 90 minuti che gli consente comunque di credere sino alla fine nel risultato finale, e quindi è giusto sognare, e penso sia giusto anche per la Piazza di Palme poter assaporare questo traguardo che potrebbe, e io lo spero, far capire ai tanti appassionati di questo meraviglioso sport palmesi e non, mi riferisco alla più ampia platea della Piana, che forse si può sperare anche qualcosina in più. Però mi fermo qui, noi se riuscissimo a raggiungere i playoff per noi è già un grande risultato, lo sapete bene che noi avevamo allestito questa squadra per dare una serenità appunto di una salvezza tranquilla, l'abbiamo già ottenuta con diverse domeniche d'anticipo, adesso tutto quello che verrà lo prenderemo per buono, ma soprattutto per far capire che se si vuole si può. Il merito è della squadra e sicuramente di chi la conduce giorno dopo giorno, perché stanno facendo tantissimi sacrifici. Noi non abbiamo, ma lo dico senza nessuna vena di polemica, una dirigenza abbastanza presente, nel senso che purtroppo per ovvi motivi i ragazzi si trovano spesso durante la settimana assieme al loro condottiero, che è appunto il mister da Torrione, per lavorare, ed è quello che noi ci diciamo a fine settimana, che purtroppo per motivi di lavoro sono sempre fuori, ma a fine settimana ci rivediamo e ci diciamo questi: noi dobbiamo lavorare, tutto il resto non conta. Ci fosse un aiuto maggiore anche dal punto di vista morale, penso che si potrebbero avere anche risultati più allettanti. Ma nervosismo c'è, perché sappiamo che è una partita importante, due squadre che venivano da un periodo molto positivo, due squadre che se la sono giocata a viso aperto. Credo che qualche episodio ha condizionato la gara. La Palmese non ha bisogno né di aiuti né di queste letture diverse, e non dico sbagliate, ma Qualche situazione, soprattutto il 3-3, la lettura è stata veramente sbagliata. Dispiace, perché i ragazzi veramente hanno onorato questa partita, sapevamo le difficoltà, perché la Palmese è composta da giocatori importanti per questa categoria, però qualcuno forse, e già sono queste le quattro partite con squadre che sono ai primi posti, noi alla Igea abbiamo avuto un'occasione e non Allentini e la stessa situazione. Credo a queste piccole letture mi fanno pensare tante cose, però il Gela, se si trova in quella posizione, è perché se lo merita, e continueremo queste negatività, li trasformeremo in positività, e martedì ripartiamo, perché vogliamo battere la Frattese domenica, perché noi ce lo siamo meritata questa posizione e ce la vogliamo tenere stretta. L'obiettivo è, perché dobbiamo mollare, questi ragazzi si sono meritati, nessuno faceva conto sul Gela, siamo partiti in 13, oggi siamo qui e siamo al quarto posto, questi ragazzi hanno fatto grandissimi sacrifici come l'hanno fatto i ragazzi della Palmese, credo che sono squadre che fanno sacrifici giornalmente, però certi episodi, l'arbitro dopo il rigore ha cambiato atteggiamento, non mi è piaciuto per niente. Il rigore nostro c'era, era evidente, ha dato un rigore del 3-2 che ha sbattuto sulla spalla, ci ha annullato il 3-3. Evidente. Per me, io non è che posso parlare per lei, io per me sto parlando. Per me non era così evidente. Io, ma allora parli lei, prego. E se mi fanno una domanda io posso parlare per quello che vedo io, non è no per quello. Va bene, lo scriva, io sto parlando per me, per quello che ho visto io. Se lei mi vuole far parlare per quello che ha visto lei, faccia lei l'intervista. E allora lo scriva che lei non è evidente. Io posso dire che è evidente il braccio alzato. Io non sono d'accordo. Va bene, lo scriva, ma è una domanda che mi hanno fatto e io devo rispondere per quello che io vedo. Mi sembra scorretto questa cosa, che io devo dire quello che vede lei. Io sono contento per l'ospitalità che abbiamo avuto a Palme, per il rapporto che abbiamo con queste due società. Devo ringraziare i ragazzi, che poi alla fine si sa che c'è nervosismo, però si sono rispettati. Sono due squadre che meritano questa classifica, perché si sono fatti veramente un senza dire fare solo il gesto, giornalmente
Poi la partita è stata bella perché chi oggi è venuto allo stadio, ho visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto, hanno attaccato, hanno difeso, credo con grande intensità, che forse partite così in Serie D se ne vedono in pochi. Questo va a merito ai ragazzi che sono scesi in campo e quelli che sono entrati. Noi siamo spettatori e giudichiamo la partita per quello che vediamo.